Per lo più erano eroi. Ma vedi come si interrompe la stirpe. La ragnatela della storia intrappola. E i cattivi prendono quello che non è loro.
marchio di Caino. Fantastico, un altro pazzo. Guardate che meraviglia, quest'agnello! Bugiardo! Gente, se avete sale in zucca, non credete alle vostre promesse di questo futuro. Il miglior pazzo stimati e resterà in vigore fino a che giustizia non sarà fatta. Le notizie di oggi: la carenza di grano dovuta allo scarso raccolto di quest'anno che sui malvasi possa trionfare, che la sua causa possa avanti punire, su non e che le guardie possa punire. Ho distillato un elisir di piombo e melograno ideale per il fegato. Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Siamo arrivati. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna. Yeah.
Quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Ilario? Messer Pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata e i morti non cercheranno di scozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Essere lui. Diavolo, la porta. Resta di guardia mentre vado a controllare. E doveva essere un lavoro semplice. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti.
Eccolo! Non scapperai! Saverio! Adesso torno insieme agli altri! Sì, sì, credo di avercela fatta. Ah, più veloce! Ah. Ora lo distanzio. Uccidi. Sì, sì, credo di avercela fatta. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Ci stanno attaccando! Guardie! Sai, le armi servono a combattere. Bastardo, sei morto. Adesso... Prendete le posizioni come vi ho insegnato. Colpite! Ricordate cosa vi ho insegnato, uomini. Un cadavere ambulante. Guarda che i vermi ti aspettano. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione. Purché nessuno rimanga ucciso.
Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì. Dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Guardate la statua. È identica a una di quelle a Villa Auditore. Mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di Ezio. Ora che sappiamo come entrare, aggiungo i riferimenti che contengono tombe nel database. So dove sarà Francesco e quando. Tuttavia... Che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a carpire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica? Assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà. Promesso. Mi auguro che tu abbia ragione.